Oggi, 30 aprile, si sarebbe dovuta svolgere la seconda giornata della memoria della sua istituzione con legge regionale datata agosto 2018 e fortemente voluta da Nico Miraglia, figlio di Accursio, il sindacalista saccense ucciso il 4 gennaio del 1947, e da tanti altri familiari di vittime innocenti di mafia e della criminalità organizzata in Sicilia. L'emergenza attuale e le misure restrittive non consentono celebrazioni esterne, ha commentato il parlamentare saccense del Movimento 5 Stelle Matteo Mangiacavallo, ma nel silenzio delle proprie abitazioni ciascuno di noi può sfruttare questo momento per riflettere su cosa può fare affinché il sacrificio dei figli della nostra terra, come Accursio Miraglia, non sia vano o addirittura vanificato dai nostri comportamenti. Sono trascorsi quasi 2 anni, aggiunge Mangiacavallo, dalla votazione in Assemblea regionale siciliana di questa legge che possiamo tranquillamente definire di iniziativa popolare, e oggi siamo tornati a sollecitare il governo regionale all'istituzione del forum permanente previsto da parte della stessa norma, fino ad oggi rimasta inapplicata. Pur nel contesto dell'emergenza coronavirus, è importante celebrare la giornata e non dimenticare, sottolinea il nostro telegiornale Nico Miraglia. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di avere anche noi siciliani una giornata dedicata a tutte le vittime di mafia, in accordo anche con Don Luigi Ciotti, un giorno in cui tutti i siciliani ricordano i caduti di mafia, quindi gli eroi della Sicilia. È molto importante perché, come abbiamo visto il 25 aprile, così il 30 aprile è la stessa cosa, sarà domani, 1º maggio, dobbiamo sempre ricordare il nostro passato, perché, come dicono persone illustri, non ci può essere un futuro per una nazione che non ha una memoria. Noi la memoria l'abbiamo ed è più che valida. Noi, i nostri padri, i nostri parenti hanno dato la loro vita per la libertà ai partigiani, per il lavoro i nostri caduti, molti dei nostri caduti. Quindi dobbiamo essere sempre presenti. C'è stato il coronavirus, ma questo non toglie che tutti noi possiamo oggi ricordare non solo la giornata della memoria, ma anche Pio La Torre, perché proprio oggi è il giorno che si commemora anche Pio La Torre. E che, come ho detto io scrivendo su Facebook, anche per Pio La Torre la frase di mio padre è più che perfetta, cioè anche per lui è stato meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. È una grande giornata, la dobbiamo ricordare noi tutti siciliani, ma la può ricordare anche tutta l'Italia. Noi non facciamo né regionalismi né campanilismi, noi vogliamo che tutti coloro i quali hanno dedicato la loro vita per gli altri oggi vengano ricordati. È una giornata in cui i nostri caduti hanno senz'altro, come dice Papa Francesco, amato il prossimo più di se stesso. Ed è questo quello che noi vogliamo. Vogliamo una regione dove vada avanti l'amore, l'umanità, senza razzismo, senza xenofobia e senza niente. È un appello che lancio a tutti i siciliani affinché si ritorni ad essere prima siciliani e poi uomini politici di altre ideologie.